Bentornati su Memovia. Oggi riassumiamo i principi di produttività e le tecniche di produttività all'interno di una visione di vita minimalista che ti permettono di raggiungere quello che desideri, di preparare gli esami, di lavorare, di crearti un altro lavoro, di avere un hobby, di guadagnare di più e anche di avere più tempo libero. Prendiamo qualche insegnamento molto sintetico dal Potere del Meno di Leo Babauta. I principi di produttività che ti cambieranno la vita, secondo Babauta, sono sei. Prima cosa, se fai troppe cose contemporaneamente, ti incasini, sei troppo stressato. Quindi chiediti esattamente che cosa ti piace fare, cosa ami, cosa vorresti fare nel futuro, quali sono i tuoi obiettivi. Elimina tutte le cose che non ti piace fare gradualmente. Ce ne sono alcune di cui hai bisogno, per esempio lavorare per pagare le bollette, ma devi imparare a distinguere tra bisogno e piacere, cose importanti. Elimina anche le richieste esterne o impara a dire no alle richieste esterne e cancella gradualmente le cose che ritieni meno importanti o che ti piace meno fare. 2. La prima cosa che fai la mattina deve essere veramente la più importante di tutte. Ritagliati un'oasi di calma, di tranquillità. E per 3-4 ore fai quello prima di fare qualunque altra cosa. Senza distrazione, se hai la tentazione di controllare i messaggi, le chiamate, le mail, qualunque altra cosa, resisti, sei più forte delle tentazioni. E se ti viene in mente qualcosa d'urgente, prendi un foglio, la scrivi, così non la dimentichi. E la fai dopo. Terza cosa, mantieniti sano. Le passeggiate in mezzo alla natura, la vita all'aria aperta, ti servono per riequilibrarti ed equilibrarti. Quindi mettile in calendario e falle regolarmente ogni settimana. 4. Dividi tutti i tuoi obiettivi di vita, le cose veramente importanti, in progetti. Scegli un giorno a settimana per portare avanti ciascun progetto, scegli 3 progetti, mettili insieme e di finché non faccio questi 3 progetti, non procedo verso gli altri 3. Insomma, ogni settimana prenditi 1 o 2 giorni per ciascun progetto e dedicati solo a quelli, come abbiamo detto la mattina. Quinta cosa, mail e messaggi. Li controlli tutto il giorno? Chiudi tutto. Si possono controllare al massimo 2 volte al giorno, mai di mattina. Dagli degli orari prestabiliti. E ultima cosa, fai tutto piano. Non ti stressare. Guida con calma, parla con calma. Studia con calma, lavora con calma, mangia piano. Insomma, tutto quello che si può rallentare, rallentalo. Perché? Perché ti darà un'attenzione focalizzata su quello che stai facendo e lo farai meglio. Massimo risultato, minimo mezzo. Abbiamo parlato nel dettaglio di questi 6 principi all'interno della diretta sul canale. Se ti va, vai a vederla, ti lascio il link in descrizione. Scrivimi qui sotto nei commenti quali principi e tecniche di produttività usi nella tua vita, come organizzi le tue giornate, le tue settimane e in cosa non sei bravissima o bravissimo e lo vedremo insieme, miglioreremo insieme. Se questo argomento poi ti interessa, scrivimelo qua sotto e ci farò degli altri video dedicati. E quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per ricevere tutti nuovi video. Io intanto continuo a studiare. Ci vediamo nel prossimo video.